Siamo sempre noi della DGM Baseldella, abbiamo qua davanti il Carlero, questa è una risata serafica dopo la presentazione per il Carlero, allenatore dello Sbrindella, quindi girone A, girone amico dall'altra parte, quindi probabilmente potremo incontrarci nel playoff alla fine della season. Dici Carlero, questa è stata un'amichevole quest'oggi, come ti sembrano le due compagini in questo caso? Ma due compagini ancora indietro, tanto indietro. Mm. Ma parlo della mia che sicuramente è male. Mm. Avremmo vinto 3 partite ma siamo indietro e la squadra non mi sta convincendo, anzi. Gli ho già detto più di una volta a loro e se vedremo di mettere a posto un po' di cose. Mm. Ma prima di tutto a livello di testa. Tu hai visto anche l'anno scorso l'ex Chengxin Basketball e quest'anno adesso hai avuto l'occasione di vedere la DGM. Cosa ti sembra? Sono un po' migliorati nel gioco cresciuti, meno? Li ho visti cresciuti, quello sicuramente. Anche più convinti, voglia di giocare è sempre rimasta uguale. Avranno perso tante partite, però bisogna dirgli veramente bravi, non è facile. Quando si perdono tante partite, continuare a giocare e riuscire ad andare vicino anche a vincere l'ultima partita contro una signora squadra, a mio avviso, come l'NBU, bisogna fare tanti complimenti. Amichevole di oggi, lascia il tempo che trova, sia di qua che di là. Grazie per il piacere che ci avete fatto. E adesso speriamo di trovarci più avanti nei playoff. Ti senti un po' anche tu Chengxin dopo queste esperienze? Io quando sono partito con questo Sbrindella ero molto Chengxin. Adesso quest'anno per come siamo iniziati ci siamo un pochino snobbati. Sì. Ci manca un po' di umiltà che spero che torni fuori, se no inizieranno i dolori e lì dopo voglio vedere come reagiremo. Bene. Comunque grazie ancora. Grazie mille.